Ciao a tutti, io sono Francesca, oggi voglio parlarvi degli Oscar, no? E anche della vicenda Will Smith e Chris Rock. Allora, in questo video parlerò un po' di tutti i film che io ho visto, ovviamente perché alcuni non li ho visti, e quindi ovviamente io andrò a dire la mia sui film che io ho visto. Parliamo subito della vicenda di Will Smith che tira lo schiaffo a Chris Rock. Per me è tutta una messa in scena. E io ho notato che quando Will Smith, dopo che ha dato lo schiaffo, torna verso, insomma, verso dove era seduto, fa un ghigno. Quindi secondo me è stata tutta una messa in scena. Anche perché per caso, dopo 2 minuti, lui vince il primo Oscar come miglior attore. Meritatissimo secondo me, tra l'altro. Vabbè, comunque adesso parliamo dei film che hanno vinto e dei film che erano candidati. Allora, come miglior film ha vinto Coda, I segni del cuore. Questo film non l'ho visto, scusate, però come candidati, chiedo scusa se mi mangio le parole, c'erano Dune, Belfast, Il potere del cane, Una famiglia vincente, che l'ho visto, questo l'ho visto, e La fila delle illusioni, che anche questo l'ho visto, e devo dire che secondo me be bellino come film. Don't Look Up, Drive My Car, chiedo scusa per l'inglese, Licorice Pizza, West Side Story, che tra l'altro, se non vado, cioè se non mi sbaglio, West Side Story ha vinto un'attrice il premio Oscar come miglior attrice non presente, però vabbè. Miglior attore, Will Smith, meritatissimo come ho detto prima, se no c'era anche Javier Bardem, Andrew Garfield, che io, vabbè, non so pronunciare bene il suo cognome, che per il più comuni mortali è quello che ha fatto The Amazing Spider-Man, è Spider-Man in quel film, Denzel Washington, ed era candidato con Macbeth. Interessante. E Benedict Cumberbatch, che per intenderci è Doctor Strange, oppure Sherlock. Miglior attrice, io qui ho avuto un pochettino di... nel senso, mi è dispiaciuto che non abbia vinto Kristen Stewart, perché io ho visto Spencer e secondo me è stata fantastica. Però comunque ha vinto Jessica Chastain, vabbè. Poi c'era anche Nicole Kidman, che non l'ho visto il film però di Nicole Kidman, come non ho visto neanche Gli occhi di Tammy Faye, però. Penelope Cruz e Olivia Colman. Diciamo che di questi qui che erano candidati come miglior attrice ho visto soltanto Spencer. E per me, io Kristen Stewart in un recita così bene non l'ho mai vista. Miglior canzone originale, No Time to Die, che sarebbe quella dell'ultimo 007 se non mi sbaglio. Billie Eilish, vabbè. E poi, però erano candidate anche quella di Beyoncé, che se non sbaglio è quella che ha aperto la cerimonia degli Oscar. E secondo me era molto molto bella. Miglior film di animazione è Encanto, questo l'ho visto, mi è piaciuto tantissimo. Ho visto anche Luca e Raya e l'ultimo drago, e per me sono stati molto molto belli. Vabbè, Luca non più di tanto, però Raya e l'ultimo drago mi è piaciuto veramente. Lì e i Mitchell contro le macchine, non l'ho visto, quindi non giudico. Miglior regista, Jane Campion, però anche Kenneth Branagh come regista secondo me meritava, ma soprattutto anche per Assassino sul Nilo, insomma, io l'ho visto, cioè, ho visto Assassino sul Nilo, mi è piaciuto parecchio. Gli altri, vabbè, Steven Spielberg per West Side Story, dai. Comunque quest'anno c'erano parecchi nomi succulenti. Miglior film straniero, Drive My Car. E io devo dire che di questi qui, vabbè, è stata la mano di Dio, secondo me. Io non l'ho visto, però secondo me qui meritava la nostra Italia. Però, miglior attore non protagonista è Tony Costur. Costur? Costur, vabbè. Di Coda. Poi c'è anche Jacob Simmons, che per i comuni mortali è il giornalista di Spider-Man. Io gli altri non li conosco. Come ho detto prima, come miglior attrice non protagonista ha vinto Ariana DeBose, che è quella di West Side Story. Comunque, candidata c'era anche Kirsten Dunst, di quelle che conosco qua. E
che è comunque quella che ha fatto la fintata di Spider-Man, perché io sono una fan di Spider-Man, quindi almeno ultimamente, perché prima non avevo mai visto i film e poi ultimamente mi sono cimentata e sì, li ho visti tutti. Miglior documentario, Summer of Soul. Vabbè, i documentari io non li ho visti. Miglior cortometraggio, The Long Goodbye, non li ho visti, vabbè. Miglior sceneggiatore originale, Belfast, che lo voglio vedere, Belfast, infatti mi ha sempre ispirata. Poi, anche qui era candidato Una famiglia vincente, King Richard. Vabbè, sempre quello di Will Smith, per intenderci. E io comunque vado avanti perché non sto a leggere tutti quanti i titoli. Miglior sceneggiatura, Coda. Miglior trucco gli occhi di Tammy Faye, miglior effetti speciali Dune. Tenete presente che Dune ha vinto 6 premi Oscar su 10 che poteva vincere, quindi non l'ho mai visto però. Vabbè, qui comunque era anche candidato pure Spider-Man, No Way Home, Bond 25, che sarebbe quello della colonna sonora che ha vinto, e Shang-Chi, la leggenda degli 10 anelli. Questi li ho visti, questi tre qui, questi ultimi tre che ho nominato, mi sono piaciuti. Miglior colonna sonora Dune, e c'era candidato anche Encanto e Madres Paralelas, che è il film che aveva candidato Penélope Cruz per appunto come miglior attrice. Miglior cortometraggio di animazione, d'animazione. Non ne ho visti nessuno di questi, però comunque ha vinto The Wind, Shade e Viper. Tenete conto che io mi sono addormentata più o meno dopo un'ora che era cominciato il premio Oscar, dura. Vabbè, la premiazione dura 5 ore, cioè finiva alle 5 di mattina passate. Miglior fotografia Dune. Però erano candidati anche Il potere del cane, La fiera delle illusioni e Macbeth. Migliori costumi. Non pensavo che avesse vinto Crudelia. Io l'ho visto il film su Crudelia, mi è piaciuto. Ovviamente hanno fatto un po' come Maleficent, che hanno reso Crudelia buona il film, se non l'avete visto. Però era candidato pure Dune, West Side Story e La fiera delle illusioni. E Cyrano, che non l'ho mai visto. Miglior montaggio Dune. Ma qui comunque erano candidati anche in questa, nel miglior montaggio, Il potere del cane, Tic Tic Boom. E Una famiglia vincente, King Richard, e poi Don't Look Up. Miglior sceneggiatura, Dune, Macbeth, Il potere del cane, La fiera delle illusioni e West Side Story. Cioè, comunque, La fiera delle illusioni ha avuto delle candidazioni. Academy Award for Best Sound, Dune ha vinto. Però erano andati anche West Side Story, Il potere del cane, Belfast e Bond 25, quindi vabbè, diciamo che io sono contentissima per Will Smith e per Dune, perché Dune, secondo me, cioè io non l'ho visto, però mi hanno detto che merita. Lo vedrò. E chiedo scusa per la pronuncia, ma in inglese non ne so molta di inglese. E niente, questo è un pochettino le mie impressioni su appunto gli Oscar. Detto questo, io vi saluto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ah, e non ti fate questa squadra qua dietro. Forza Juve.